nuova puntata di Basket Mania, come sempre anche questa settimana tante notizie, tanti approfondimenti. C'è stato il weekend dell'All-Star Game ad Ancona, abbiamo realizzato tante interviste e poi una sfida importante questa sera di Milano, ma vi svelo tutto nel sommario e poi vi dico anche gli ospiti della puntata. Game 2014 ad Ancona nel weekend è andata in scena la partita delle stelle. La nazionale batte i migliori stranieri del campionato. Coach Pianigiani prova i giovani azzurri in vista degli impegni ufficiali tra gara delle schiacciate e tiro da tre. Achille Polonara e Amedeo Della Valle sono loro i protagonisti del weekend. Il primo vince la gara delle schiacciate nella sua Ancona. L'altro, dopo il passato tra college americani, esordisce con la nazionale maggiore e fa vedere subito cosa è in grado di fare. Basket Mania non poteva lasciarseli sfuggire. Entra nel vivo la stagione di Eurolega. Milano sfida il Maccabi Tel Aviv e continua a sognare la Final Four. Non ci sarà il capitano Alessandro Gentile, ma torna Keith Langford. Il forum di Assago è sold out. Il fattore campo si farà sentire. Playoff anche in NBA. Miami perde la testa della classifica ad est a favore di Indiana. A ovest invece è prima San Antonio, che se la vedrà con Memphis. Esclusi illustri, Lakers e i Celtics, di solito protagonisti della post-season. Questi dunque i temi che tratteremo nel corso della puntata. Vado subito a presentare gli ospiti. È tornata a trovarci Edin Bischi. Ciao Edi. Ciao Silvia, ciao a tutti. E noto tra l'altro con piacere che sta diventando davvero un bel punto di riferimento anche per il basket, e quindi complimenti. Grazie Edin Bischi. Vado da questa parte perché oggi ho solo un compagno d'avventura. Non è successo niente a Manuel Follis, lo troviamo settimana prossima. Abbiamo però Daniele Cuzzolin. Ciao Dani. Ciao Silvia, e prendo i complimenti di Edi, poi li trasferiremo anche a Manuel, la nostra compagna di avventura, insomma andiamo avanti. Cioè, dopo tutto quello che ha sbagliato con le previsioni dell'NCAA, oggi non si presenta. Non si presenta. Da segnalare. No, no, settimana prossima si presenterà, insomma, e risponderà anche alla tua provocazione. Allora, avete lavorato molto, Manuel e Daniele, tra l'altro eri anche tu presente ad Ancona, sì, per l'All-Star Game, e tra poco tutti i contributi, un appuntamento importante per tutti gli appassionati di basket che hanno visto gli stranieri del nostro campionato contro la nazionale azzurra, che tra l'altro ha trionfato, Daniele. Sì, e lo spettacolo poi vorrei ce lo descrivesse Edi, che l'ha raccontato. Non è stato proprio quello che ci si aspettava, o comunque quello sperato. Noi però ci abbiamo provato a raccontarlo un po' a nostro modo, e allora abbiamo raccolto un po' di interviste, un po' di interventi lì a bordo campo, e vi raccontiamo tutto. E Daniele diceva forse un'edizione meno spettacolare rispetto alle precedenti, sei d'accordo Edi? Non si può vendere fumo, quindi non si può raccontare alla gente qualcosa che non ha visto. Non è stato spettacolare, non è stato un All-Star Game per quello che l'All-Star Game rappresenta: punteggio alto, tante schiacciate, divertimento per la gente. La gente si è divertita perché ad Ancona sono arrivati davvero in tanti, però quando un All-Star Game registra un punteggio così basso, che tra l'altro è il più basso della storia, con la squadra degli stranieri che non raggiunge i 60 punti, non si può parlare di spettacolo. Allora, iniziamo un po' a farvi ascoltare le interviste che hanno realizzato Daniele e Manuel, perché Stefano Gentile, autore di 12 punti, ha vinto come migliore giocatore dell'All-Star Game, ma per quanto riguarda le schiacciate ha trionfato su tutti Achille Polonara. Il varesino ha dato spettacolo, voi l'avete ascoltato, sentiamo cosa ha detto. All-Star Game 2014. Sei qua per vedere più l'americana o più la nazionale italiana? Nazionale italiana. Nazionale italiana. Entrambi, entrambi. È un giocatore che preferite della nazionale italiana? Achille Polonara, perché ad Ancona. Cinciarini, Vitali. Se viene è bellissima. Eccola. Per me far parte di questo gruppo. Pronto la parola grossa, speriamo di non far brutto figura. Ma tutti grandi giocatori.
Paolo Gentile, MVP dello Star Game 2014 ad Ancona. Allora, vedi come si sono dati da fare? Bello. Manuel e Daniele hanno intervistato, bello, addirittura Gentile ha salutato Basket Mania. Bravi, bravi ragazzi, siamo molto soddisfatti. Abbiamo cercato, insomma, di dare un tono anche divertente a poi un evento che in effetti divertente è anche stato per chi c'era, poteva sicuramente essere meglio. Allora, avevamo promesso, per questo chiaramente era il servizio di presentazione di quello che è successo nel weekend, sentire che cosa ha dichiarato Polonara, che ha vinto il discorso delle schiacciate, molto spettacolare, ne abbiamo vista anche qualcuna all'interno del servizio, ascoltiamo. No, non lo so com'è, ma spero che salta, guardalo, è un po' emozionato sicuramente, se viene è bellissima, eccola! Salta, voto 9! A chi l'emozione per la schiacciata? Sì, una grande emozione, sono contento per il risultato, per ora. Aspettiamo adesso, sarà molto dura perché questi sono due grandi atleti, abbiamo visto che ci hanno fatto, sarà sicuramente dura. Dici qual è la schiacciata che ti è piaciuta di più? Oddio, allora, per quanto non dovrei dirlo, era di un ragazzo straniero, uno, se non erro il secondo, non ricordo il nome, però è stato veramente molto 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 bravo. Però io non avevo mai visto schiacciate del genere e mi hanno veramente colpito tutte, infatti ero molto molto in difficoltà con i voti perché avrei dato sinceramente il massimo a tutti. Bravi, ce la fa chi? Schiacciate, no, non ce la faccio. Rettile fa delle cose incredibili, la sua cosa incredibile è le cose che fa in partita, fa delle schiacciate in partita incredibili, penso che per quello sia uno dei migliori schiacciatori del nostro campionato di sicuro. Una grande emozione per me perché vincere la gara delle schiacciate contro due grandissimi atleti, soprattutto nella mia città dove sono cresciuto, è un'emozione indescrivibile. Ma è un onore per me far parte di questo gruppo, indossare questa maglia, sin da quando ero magari alle nazionali giovanili, è sempre stato e lo sarà per sempre. Scusate, Cuzzoni Stalking di Polonara, poveraccio, non l'ha lasciato da solo un secondo. No, lo marcavo. Che miseria. Visto che gli stranieri lo lasciavano libero in campo, allora io in panchina lo marcavo strettissimo. Va bene, allora, ad Ancona invece è stato insomma presentato anche il programma della Nazionale Azzurra per quanto riguarda le qualificazioni agli Europei 2015, c'era coach Pianigiani, tra l'altro l'Italia si radunerà il 29 giugno a Milano. Allora, andiamo ad ascoltare Pianigiani, poi voglio sapere un po' cosa vi aspettate a questo punto dalle qualificazioni e dove potrà arrivare la nazionale italiana. Questa è una nazionale molto molto giovane, gioco forza, la media è più o meno di 22 anni e questo significa che sono ragazzi per cui la maglia azzurra deve rappresentare qualcosa di molto importante, di speciale. Il momento della stagione è tale che entrano nel vivo l'attività dei club, per cui bisogna avere prima di tutto il rispetto di questo, però veramente c'è a livello emotivo prima di tutto una partecipazione totale, c'è stata da parte di loro, sono stati giorni intensi non tanto per gli allenamenti ma proprio per cercare di verificare questo, di costruire un linguaggio comune, di essere tutti come si dice in America sulla stessa pagina, si è trovato un mix positivo e quindi questo ci fa ben sperare ed è incoraggiante per quell'allargamento della famiglia azzurra che era il nostro primo desiderio. Ci sarà bisogno di una fascia di giocatori importante che possa indossare la maglia azzurra e che si senta tecnicamente ed emotivamente dentro. Allora,
proposito, coach Pianigiani, Edi, cosa ti aspetti dalla nazionale azzurra? Che sia una nazionale giovane, che non potrà contare, credo e temo, su nessuno dei giocatori NBA, perché Gallinari sarà ancora fuori. In realtà c'era da Tome, che mi correggo, ha dato già ampia disponibilità e che, visto il suo scarso minutaggio di quest'anno, anzi, poi, cercherà nella... Poi, ti interrompo, ma sì? Pianigiani ha parlato, e dopo lo sentiamo, proprio del discorso giocatori NBA italiani in America. Credo che da Tome sarà il leader di questa nazionale giovane, con qualche altro giocatore esperto tipo Hackett o qualcun altro, e poi il resto sarà grosso modo sulla falsa riga di quello che abbiamo visto in questo All-Star Game. D'altra parte siamo in un girone con pochissime squadre, abbiamo solo 4 partite, uno dei due avversari oltre alla Russia è la Svizzera, quindi credo che sia l'occasione giusta per testare in vista all'europeo quello che potrà essere la maggior parte dello zoccolo duro dal 2015 in poi. Dani, intanto si parlava prima con un po' di rammarico anche del fatto che l'Italia non parteciperà ai mondiali, che sono in Spagna, quindi sarebbe stato anche... Assolutamente, sarebbe stato molto bello raccontarli, anche perché sono vicini e quindi più facilmente raggiungibili, magari anche da alcuni tifosi che potevano andare a sostenere la squadra. Quello che voglio chiedere a Dedi, che ha visto la nazionale molto da vicino anche durante gli allenamenti, se c'è di questi giovani 2 o 3 elementi che secondo te è già pronto per arrivare a giocare con continuità, perché non c'erano quelli di Milano, non c'erano altri giocatori forti NBA, come hai dichiarato tu, c'è Cinciarini e poi... C'è Cinciarini e c'è un gruppo che secondo me in questo momento, se fosse buttato nella mischia del grande evento, non credo sarebbe pronto immediatamente, però credo che sia molto futuribile, anche perché sono giocatori che in questo momento in campionato stanno trovando spazio. Per esempio Fontecchio è un giocatore assolutamente da tenere d'occhio da qua alle prossime competizioni, ma lo stesso Polonara, che è ancora molto giovane, che a Varese sta trovando spazio, in realtà sul grande palcoscenico e sul grande livello non è ancora mai stato testato, quindi credo che siano in tanti. Lo stesso Della Valle, che è appena tornato dal college, il college per quanto sia importante non è propriamente un banco di prova di quelli più stressanti, ecco, non in una competizione di 15 giorni o di poco più. Quindi sono tutti giocatori secondo me su cui Pianigiani fa bene ad investire e a convocare in uno star game per dargli responsabilità e anche ad essere ripresi, come ha fatto in tanti time out, soprattutto nel primo tempo. Edi parlava di Della Valle, possiamo dire che anche la nota più positiva di questo weekend ad Ancona, il suo debutto è andato molto bene, questo giovane talentuoso, voi l'avete intervistato, stato, andiamo a ascoltare anche lui. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When you dream. Sicuramente vivo questa esperienza con grande tranquillità, perché penso che sia un periodo davvero importante per la mia vita, perché sai, trasferirsi dall'America dopo 3 anni a una realtà non diciamo nuova, però perché avevo già vissuto in Italia, però Reggio Emilia è una città nuova, sicuramente tanta tranquillità perché ne ho bisogno. Poi sono davvero orgoglioso di questa convocazione da parte di Pianigiani e di lavorare con questo gruppo di ragazzi che davvero voglio migliorare. Arrivo a fine stagione, quindi cerco di aggregarmi alla squadra e di dare il contributo quando l'allenatore mi dà la possibilità. Poi è chiaro che il contratto che ho firmato io è per 5 anni, quindi è una cosa a lungo termine, quindi diciamo che non c'è fretta, adesso uso questi 2 mesi come 2 mesi per adattarmi e per cercare di migliorare, anche per cercare casa. Ho solo fatto 2 allenamenti a Reggio Emilia con Menetti, però mi trovo bene con lui per quanto ho fatto, e sai, un allenatore che fa giocare tanti giovani, anche la società di Reggio Emilia punta davvero sui giovani, quindi senz'altro è qualcosa di cui sono contento. Direi che è una cosa che consiglio al 100% e spero che altri giovani che hanno la possibilità di farlo con l'appoggio della loro famiglia e con la possibilità di che le scuole siano interessati, penso che sia una cosa che si deve fare assolutamente. Ci vuole tanto coraggio e ci vuole tanto lavoro, perché non è una scelta facile, però è davvero da fare. Guarda, Jabari Parker secondo me in assoluto, ma anche Doug McDermott di Creighton è davvero forte. Ciao Basketmania. Mm.
Complimenti a Della Valle. Chiudiamo qui la pagina dedicata ad Ancona, perché torna il campionato e torna questo weekend, un campionato che si chiuderà fra due settimane però con la sfida di Milano, impegnata in Eurolega questa sera. Allora andiamo subito, Dani, a vedere innanzitutto la classifica, così ricordiamo un po' quella che è la situazione che avevamo lasciato. Sì, avevamo lasciato Milano via che scappa, e poi una grossa lotta per l'ottavo posto, perché c'è Caserta, Varese, Avellino, Pistoia, possiamo arrivare fino a Venezia e Bologna per lottare per questo ottavo posto, giusto Edi? Sì, direi che tutte quelle che sono a 22 hanno ancora una tiepida speranza di poter centrare l'ottavo posto. Bella lotta sia per il secondo barra terzo fino al sesto che poi per l'ottavo. Andiamo a vedere anche la grafica del prossimo turno, tutte le sfide che si giocheranno questo weekend, tra l'altro appunto l'1 maggio, ecco, Cremona-Milano e poi Brindisi-Avellino, Sassari-Roma, Reggio Emilia-Pesaro, Bologna-Varese, Pistoia-Montegranaro, Caserta-Siena e Cantù-Venezia. Abbiamo i nostri colleghi di Basket Italy, andatelo a vedere questo sito di informazione dedicata alla pallacanestro perché è davvero molto ricco di notizie e di curiosità. Ci presentano il big match di questo turno, cioè Bologna-Varese, Andrea Maiocchi e Niccolò Coscia. Ascoltiamoli. Bologna-Varese, quale sarà la chiave tattica della gara? Se i lunghi della Cimberio, quali Šekić e Johnson, riusciranno a contenere e neutralizzare i lunghi avversari, Varese avrà buone probabilità di portare a casa un successo. Sarà sicuramente la difesa, che dall'arrivo di Valli è stata l'arma in più della Virtus Bologna. Un'altra cosa importante sarà la zona 2-3, che ha messo in difficoltà tutti gli attacchi che ha affrontato. E quale il giocatore decisivo? Adrian Banks. La guardia americana nativa di Memphis sta infatti viaggiando a una media di 17 punti a partita e contro Bologna potrebbe risultare decisivo. Matt Walsh, che uscendo dalla panchina potrà davvero fare la differenza, soprattutto se, come nell'ultimo periodo, giocherà con e per la squadra. Il giocatore americano è di sicuro l'uomo in più per la squadra di Valli. È tempo di pronostici, Nicolò e Andrea, sbilanciatevi. Sarà una sfida equilibratissima. Se proprio devo sbilanciarmi per un pronostico, io dico Bologna, vista e considerata anche la difficoltà della Cimbera a vincere in trasferta. Il pronostico è a favore di Bologna perché gioca in casa, è lanciata da tre vittorie consecutive e sicuramente Varese, lontano dal palo Whirlpool, fa fatica. Sicuramente, come dicevamo, la difesa sarà la chiave. Pronostico anche da parte vostra a questo punto, Edi? È una partita difficilissima, secondo me da 1x2, Bologna leggermente favorita perché arriva da un buon periodo, perché la strigliata di Valli con allenamento notturno ha prodotto una serie di vittorie importante e perché gioca in casa, però Varese arriva con Polonara che ha vinto la gara delle schiacciate, galvanizzato dallo Star Game, Banks è riposato, non sono in un brutto periodo neanche loro, però 1x2 ma con leggerissima possibilità in più per Bologna. C'è la possibilità in più per Bologna perché soprattutto gioca in casa, l'abbiamo sentito, e quindi c'è sia Bologna che gioca in casa sia Varese che fa fatica a vincere fuori casa, quindi un elemento in più per dire Bologna. Allora, parliamo ora di Montegranaro. Sappiamo tutti quella che è la situazione per quanto riguarda gli stipendi. Ad Ancona era presente coach Recalcati, voi lo avete intervistato, ha parlato di questa situazione, ha parlato anche della lotta per la salvezza, perché Montegranaro, l'abbiamo visto prima in classifica, è penultima a 16 punti. Ascoltiamo Recalcati. Ma la situazione non è semplice, penso che sia ormai nota. Noi cerchiamo di fare il nostro massimo, vogliamo trovare questa salvezza che era l'obiettivo primario che ci ha dato la società all'inizio del campionato, la vogliamo ottenere sul campo senza pensare che cosa sarà l'anno prossimo, se ci sarà qualche defezione o meno, e poi dopo è chiaro che il nostro augurio è che anche la società, al pari della squadra, faccia i passi necessari perché ci possa essere un futuro per Montegranaro. Abbiamo 4 partite da giocare, non si devono fare calcoli. Noi abbiamo un leggero vantaggio su Pesaro, vogliamo mantenerlo, vogliamo metterci nella condizione di non dover aspettare il risultato di Pesaro, quindi la prima partita è Pistoia, proviamo a vincere quella, poi dopo penseremo alle altre.
Allora, intanto io volevo sapere anche da te un commento su quella che è la situazione di Montegranaro. Tra l'altro, voglio dire, i giocatori che non prendono lo stipendio però stanno dimostrando comunque di onorare la maglia. Sono un bellissimo gruppo, io con un paio ho un rapporto un pochettino più profondo che con altri, e sono un bellissimo gruppo, hanno accettato il fatto di essere senza americani, lo hanno fatto con un bellissimo spirito, vedono i Recalcati più che un coach, quasi un papà che sta tenendo insieme questa famiglia allargata di Montegranaro. Credo, e personalmente mi espongo dicendo che secondo me Montegranaro si salverà sul campo, perché ha tutto per poterlo fare, e poi quello che sarà senza concentrarsi sul fatto che a Siena possa succedere qualcosa o meno, che Pesaro possa scendere o no. Secondo me Montegranaro ce la farà con questo spirito, pochi dubbi. E noi lo speriamo. Adesso andiamo in pubblicità, ritorniamo tra poco perché apriamo il capitolo dedicato all'Eurolega. Questa sera c'è una sfida importante per Milano che gioca contro Maccabi. Abbiamo poi tutta la parte dedicata al basket americano. Restate con noi, torniamo tra poco.